Il concetto di zombie nacque con riti voodoo delle popolazioni haitiane, dove si diceva che i sacerdoti Bokor fossero in grado di far rivivere i cadaveri con la necromanzia. Così sti poveri stronzi venivano riesumati, tutti sciupati e ammuffiti, con la fiatella e la camicia tutta squalcita, per fare gli schiavi, schiavi costretti ad ubbidire al Bokor. E che te ne fai di uno schiavo cadavere, ti dirai? Lascia stare. Vuoi mettere a farsi lavare le mutande da uno zombie? Oh, e male che vada, gli puoi sempre chiedere di scrivere i testi al tuo nuovo CD. Ehi, la Germania, bentornati su Scienza Brutta, il format che vi farà scoprire cose che non volevate scoprire. E ve ne farà pentire. E poi piangere. 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 Oh, piangere. Spero proprio che oggi siete pronti a morire dentro. Di nuovo. E forse anche un pochino fuori. Perché, come avrete capito, oggi si parla di zombie. Ah, lo so cosa state pensando. Ma Barba Scura, gli zombie non esistono! Sei tu che non esisti, nonostante ciò ti rivolgo la parola! Ebbene sì, signori, gli zombie esistono. Gli zombie esistono. Stando al cinema, gli zombie sono dei cadaveri che camminano male, come i superstiti di un rave di 3 giorni ad Amsterdam a base di LSD e panini della Lidl. Amano mangiare il cervello dei vivi. Anche se con molta probabilità il loro sistema gastrointestinale è morto, non è in grado di digerirlo e finiranno inevitabilmente per ricagarselo addosso. Però, che ne sai, oh, magari è buono, bisogna provare. It's good. Di zombie ne abbiamo avuto un sacco di versioni diverse. Ad esempio, il primissimo è stato il povero Lazzaro, riportato in vita dal grande mago Gesù. Poi, in realtà, ritornato in vita anche lui dopo la morte, ma ce ne sono stati un sacco d'altri. Quello brutto, quello bruttissimo, quello che fa schifo, quello vegetariano, quello emo. Qualcuno cammina zoppo, qualcun altro corre come una gazzella inseguita da Giovanni. Beh, di tutte le versioni che abbiamo avuto, qualcuno è finito per avvicinarsi drammaticamente alla realtà. Tipo, giochi a Resident Evil, spari la testa dello strozzo e porco cane, che cacchio di schifo è quello? Beh, quello è la fottutissima natura. Quello è un parassita. Poi giochi a The Last of Us, trovi un cadavere ricoperto di funghi peggio di un polpettone di Natale scordato per un anno al sole. Poi un altro ti urla un chita morto in faccia per Bob! E se vi dicessi che qualcosa potrebbe esistere. Questa è la natura, e come avrete capito dai precedenti episodi, la natura non è altro che una sadica regista malvagia che nasconde orrori inenarrabili in ogni suo più intimo aspetto, anche quelli più innocenti, anche quelli più coccolosi, anche in una coccinella. Ma adesso ne parliamo. Adesso ne parliamo. E quindi parassiti, spore, virus, infami che schiavizzano l'ospite, gli controllano la mente e lo schiavizzano male. Signore e signori, ecco a voi gli zombie. Quelli veri. Il mondo degli insetti fa schifo, diciamocelo. Oh, guardate sto coso. Come si guarda? Da che lato si... Stiamo ovviamente parlando principalmente di parassitismo. E non di quello bello, Oh, insomma, prendete Venom, quello almeno ti dà i superpoteri, cioè, è figo, no? Questo invece no, no, questo è il parassitismo brutto brutto, o scientificamente noto come... Toh, guarda, e questo da dove esce? I parassiti sono stati una grande spinta evolutiva per ogni specie, mentre questi cercavano di sfruttare corpi come animali e piante per sopravvivere, per trarne benefici, gli altri sviluppavano delle difese sempre migliori per resistere. Purtroppo i parassiti mica sono scemi, anzi, anche loro hanno una storia evolutiva pazzesca, sono fortissimi e diffusissimi. E fanno schifo. L'entomologo David Hutch, spero di averlo pronunciato bene, ha scoperto nella foresta pluviale brasiliana 4 specie di funghi che attaccavano le formiche e ne prendevano il controllo. Sì, insomma, le zombificavano. Una volta giunto nel corpo della formica, il fungo prolunga i suoi filamenti nel corpo, si nutre dei suoi tessuti molli, la colonizza e ne modifica l'espressione genetica, prendendo progressivamente il controllo anche del suo cervello. A questo punto costringe la formica ad arrampicarsi, anche solo su uno stelo d'erba. Gli serve stare a 20-30 cm dal suolo. E qui la uccide. Male! Il fungo finisce di divorarla, i corpi fruttiferi eruttano dalla sua testa trasformandolo in un magico unicorno infernale e a maturazione inizia a disperdere spore nell'ambiente. Questa è benzina. Comunque non è tutto male come sembra, nel senso che avevano scoperto che c'era un secondo fungo che castrava chimicamente il precedente. Quindi insomma, se c'era una formica che aveva tutti e due i funghi, stava bene. Il nemico del nemico è buono, no? È buono. Ci piace. È che in generale le formiche sono proprio sfigate, cioè c'hanno un sacco di parassiti, un sacco di animali che se le vogliono mangiare. In compenso però sembrano saporite. Tipo, guardate questo come se le mangia. Mmm,
tasty. Però a volte la zombificazione ci fa comodo, ci piace. Noi ad esempio stiamo provando a sfruttarla per combattere la diffusione negli Stati Uniti meridionali delle formiche di fuoco. E infatti queste specie sono state importate, sono aliene, e stanno progressivamente minacciando di prendere il posto delle formiche native. Quindi ecco che intervengono i foridi, che sono le mosche stronze della faccenda. Qui li vedete che fanno l'amore, proprio sulle loro vittime, tipo a sfotterle da sopra. Prendetevi la camera, scranzati! Appena la femmina è stata fecondata, inizia a bullizzare subito le formiche di fuoco, iniettando le uova dentro il loro torace. Toh, prenditi questo, toh! Ha! Qui la larva si sviluppa e facendosi strada nel corpo della formica arriva fino alla testa, dove vive per intere settimane cibandosi del cervello. Come potete vedere abbiamo anche questa! Si mangiano i cervelli! Ah, adesso sì che mi sento tranquillo! Ah, ovviamente se mangiano devono anche cagare. E visto che stanno là, cagano là. Alla fine la nostra amica ciccerà fuori decapitando la formica. No, dai, decapitandola no, che, ma che? Mi chiedevo, ma voi che state guardando questo video, avete gusto per l'orrido o siete soltanto masochisti? In ogni caso, decisamente più adatta agli amanti di cinepanettoni è la storia dell'arma di Litide. Sì! Sì! Ci ho messo 3 ore a pronunciarlo come si deve. Siate fieri. L'arma di Litide. Anche noto ai bimbi come l'insetto biglia. O perlomeno io lo chiamavo così. Ma povero, dai, non riesce a girare. Qualcuno lo aiuti. Qualcuno lo aiuti. Dai, sono innocui, simpatici. Ed è per questo che vengono zombificati da un parassita. Il parassita in questione vive nel tratto intestinale degli storni. Lo storno, come tutti gli uccelli, ama cagare, generalmente sulla tua giacca nuova. Ma a volte, ti manca. E quella finisce al suolo. Dove il nostro amico Marcello, adesso si chiama Marcello, ok? Insomma, Marcello si mangia la cacca dello storno, dove si trovano le uova del parassita. Quindi ragazzi, ascoltate la mamma e non mangiate le feci. Non sapete cosa potreste trovarci dentro. O perlomeno lavatele prima. Ho scoperto che c'è un video dove spiegano come pronunciare. Vediamo. Armadillo die die or di. Armadillo die die o di. Aspetta, che è sta coma che? Una volta dentro Marcello, detto mangia merda, le uova si schiudono nel giro di poche ore. E in 60 giorni circa completano la crescita in larva adulta. Qui il parassita ovviamente prende il controllo del cervello e lo costringe a fare un sacco di stronzate, come andare all'aperto, allo scoperto, rivelando a tutti la sua posizione, anche ai suoi predatori. E sai chi è il suo predatore? Lo storno! Quindi il parassita costringe Marcello a farsi rimangiare, così da tornare nel corpo dello storno e completare il ciclo. E ripetelo, perché poi ovviamente la femmina parassita rilascia le uova nelle feci, l'uccello caga, quell'altro se ne mangia, eccetera eccetera. Vabbè, avete capito. Che io poi di tutta questa storia sono preoccupato per lo storno. Lo storno che si mangia un insetto che prima aveva mangiato le sue feci. È un po' come se stesse mangiando le sue stesse feci. Per piacere potreste smetterla tutti di mangiare le feci. Un verme invece infetta le chiocciole del genere succinia. No, ma dai, pure le chiocciole no. Solo che questo è ben più scenico del precedente. Infatti sto verme, una volta preso il possesso del corpo della chiocciola, si dirige verso i tentacoli e li trasforma in segnali luminosi. Ma veramente? Così gli sporocisti crescono nelle antenne, che si gonfiano e diventano delle spirali luminose, pulsanti, giallo, rosso, verde, sono dei semafori. Pacchiani tra l'altro. Il problema mo è come ti nascondi dai predatori. Per di più il parassita la zombifica, ovviamente. E la costringe pure ad uscire allo scoperto. Insomma, sta povera chiocciola che di giorno dovrebbe nascondersi, invece si mette a camminare alla luce del sole con un segnale luminoso sulla testa, tipo a dire: mangiami cazzo, mi vedi, sono qui! E viene mangiata. E quando quella poi viene mangiata dagli uccelli, come nel caso precedente, poi i parassiti nel loro tratto gastrointestinale fanno una festa pazzesca con le luci, i bong, si riproducono e poi lasciano le uova nelle feci, l'uccello caga, l'umaca rimangia, eccetera eccetera. E il ciclo si ripete. Ma potreste smettere per favore di mangiare feci? Poi ci sono altri vermi parassiti, lunghi e stretti, del gruppo dei nematomorfi, che sembrano peli pubblici sotto steroidi. Alcuni di questi crescono in ortotteri, tipo cavallette, grilli, e si nutrono dei loro liquidi interni. Il problema è che il verme adulto è un verme acquatico. E quello è un ortottero, non sa manco nuotare. Come ci arrivi in acqua? Ma molto semplice. Lo fai suicidare. Per completare lo sviluppo, il parassita penetra nel cervello e spinge il parassitato a saltare in acqua. E quello non sa nuotare.
E mentre quello affoga, l'altro esce. Esce, Chris, ma è lungo, ma che schifo. Che bello. So che capita più o meno la stessa cosa a molti di voi dopo essere stati al thailandese, ma io non ero pronto a vedermelo così spiattellato in faccia. Una volta in acqua, il verme vivrà la sua vita normalmente. Mangerà, farà l'amore e rilascerà le sue uova che verranno nascoste nelle larve delle mosche. Quando la mosca maturerà, volerà via, vivrà la sua vita normalmente, solo che ha ancora le larve dentro, lei non lo sa. Quando poi verrà mangiata, come in questo caso da una mantide, oddio, ma le sta mangiando la faccia? Ma la faccia? Comunque, così il ciclo dell'orrore si ripete. E ben ti sta pure, ci mangiamo le facce adesso. Ma la coccinella non va meglio, eh? Eh sì, vi avevo detto che toccava anche la coccinella. Infatti lei viene attaccata da una vespa parassita che, dopo averla avvelenata, ne inietta all'interno un uovo. E quando questo si schiude, la mangerà dall'interno. No! Ma la cosa figa, è che la signorina vespa non ha bisogno di incontrare un maschio virgunto, di fare l'amore, di essere fecondata, perché fa tutto da sola. Lei va in partenogenesi, e che significa che i suoi figli sono un po' come i suoi cloni. Ma qui avviene la cosa simpatica, eh? Simpaticissima, bro. Infatti, quando la larva del parassita esce, molto spesso la coccinella è sopravvissuta. Tutta mezza maggiucchiata, ma è viva! Qui la larva è estremamente vulnerabile e si chiude subito in un bozzolo. Non può muoversi, e chi la difende a questa? Poverina di una bestia di Satana. Ma ovviamente la difende la coccinella stessa. Ovvio, no? La larva ne influenza il comportamento e lei ci si mette da sopra per difenderla dai predatori. Ma la cosa assurda è che la coccinella molto spesso è in grado di sopravvivere i 7 giorni necessari al bozzolo per schiudersi e poi recuperare le forze e continuare a vivere, come se nulla fosse. Anche se io un po' traumatizzato sarei, dopo essere stato indotto per una settimana senza mangiare né bere, a badare a un alieno che mi è uscito dal corpo dopo avermi mangiucchiato tutto dall'interno. Sai com'è? Io un po' traumatizzato. Però sarà che sono io sensibile, no? E giusto nel caso in cui non fosse chiaro, la larva è in grado di evitare gli organi vitali della coccinella per lasciarla in vita ed in grado di difenderla. La prossima volta che date dello sfruttatore a qualcuno, ricordatevi di ciò. E le coccinelle non sono le uniche ad essere trasformate in guardie del corpo, eh? C'è chi va peggio. Tipo, queste vespe iniettano diverse dozzine di uova contemporaneamente direttamente in bruchi appena nati. Allora sei bastardo. A questo si aggiunge un virus che cambia il metabolismo, impedendo al bruco di mutare in adulto. Il bruco comincerà a questo punto a mangiare come un ossesso, nutrendo le larve aliene che gli crescono dentro. E che a un certo punto usciranno tutte insieme. Questa fa male. Appena fuori, le larve si fabbricheranno un bozzolo. E dato che il bruco è sopravvissuto, ci metterà pure lui un ulteriore strato da sopra. Io le avrei date tutte a fuoco, lui no. Lui le aiuta pure a proteggersi, va. E proteggersi da che? Beh, ovvio. C'è un'altra vespa che parassita questa larva di vespa che precedentemente aveva parassitato il bruco. Che vita di merda. Comunque, le vespe se la prendono pure con i ragni. C'è un tipo di vespa che inietta le uova nell'addome di un ragno. Una volta schiusa, la larva inizia a mangiarsi il ragno, succhiandone l'emolinfa, che è l'equivalente del sangue praticamente. Poi manipolerà il ragno, portandolo a costruire una ragnatela completamente diversa dal solito. Molto più forte del solito, ma soprattutto dalla forma strana. Questa è una ragnatela normale, questa è una ragnatela strana. Questa non cattura un cacchio, però piace di più al parassita. Sembra proprio una culla perfetta, non trovate? Quindi il ragno zombificato, tutto felice e scemo. Una volta finito di costruirla, si mette proprio al centro di quella struttura. E aspetta. Aspetta, e che aspetta? Ma di morire, ovvio! Il ringraziamento per il suo duro lavoro non retribuito è di essere mangiato dall'interno. Che poi è più o meno la stessa retribuzione di uno stagista in Italia. E a questo punto la larva crea un bozzolo, proprio in quella culla che era stata preparata appositamente per lei. E qui riposa 10 giorni. Al termine è adulta, bella e felice, con già un cadavere sulla coscienza e nessuna tassa da pagare. Ed una cosa simile capita anche ad un altro ragno, questa volta della Costa Rica. Questo si porta dietro la larva parassita, tipo zainetto. Solo che sto zainetto gli ciuccia il sangue. Speriamo di non dare strane idee all'Invicta. Comunque, stessa storia di prima. Costruisce una ragnatela speciale al solo scopo di sorreggere il bozzolo. La fa più forte nel normale e la larva, per ringraziarlo, se lo mangia, lentamente, bevendo quanta più emolinfa può per immagazzinare abbastanza energia per la muta. E il ragno deve esserne un casino contento.
morto ma contento. Questa però, che è più simpatichina, si appende poi alla ragnatela tipo altalena, così può giocare la piccina, no? Un'altra vespa invece è l'Ampulex compressa della savana, parassita scarafaggi, come lui, come il povero Pinuccio. La vespa lo punge due volte. La prima volta paralizza le zampe frontali di Pinuccio. La seconda gli inietta il veleno direttamente nel cervello. Nel cervello. Mai un video porno è stato tanto estremo. Questo non uccide Pinuccio, bensì disabilita la zona che lo spinge al movimento. Così può rimanersene lì, vivo, e subire. Essere cosciente, vivo, e subire. Dato che la vespa non era stata abbastanza sadica, dopo un po' gli taglia le antenne. Gli scienziati credono che questo serva per assaggiarne il sangue e capire se il veleno iniettato è sufficiente. Secondo me lo fa solo perché è stronza. Se è soddisfatta, accompagna Pinuccio tutto rincoglionito nella tana. Come si accompagna un cucciolo dal veterinario. Vieni qua, Poppy, vieni, vieni. Lo tiene pure al guinzaglio, eh. Una volta dentro, come il Galateo insegna, gli inietta un uovo nell'addome. Dopodiché tappa l'entrata con sassi o altro. Ma si apprende freddo, poverino. Quando l'uovo si schiuderà, lo farà in un bel Pinuccio vivo di cui potrà nutrirsi. Pinuccio era una blatta felice. Che faceva cose da blatta felice. Tipo entrarti in casa la notte, ficcarsi sotto il frigorifero e lasciarti per tutta la notte col dubbio che forse non fosse più sotto il frigorifero, ma ti stesse entrando in camera e ti stesse entrando in bocca e casomai volasse. Vaffanculo, Pinuccio! Ma era una brava blatta, felice, e poi si è ritrovata così, incapace di muoversi ma cosciente, mentre la larva di una stronza la mangiava dall'interno lentamente, ma lasciandola in vita. Infatti non solo quella è furba e evita di mangiarsi gli organi vitali, ma rilascia anche una sostanza che è disinfettante, così Pinuccio non imputridisce e lei può continuare a mangiarsela e mangiarsela lentamente, sempre fresca. Pinuccio è sempre cosciente e lei se la mangia. Per un mese. Fin quando non riemergerà, ormai vespa matura, tra noi, pronta a ripetere il ciclo. Maledetta stronza. E che te ne fai degli horror? Comunque, anche le vespe non sono immuni a parassiti e parassitoidi. Però io, visto che ho bisogno di andarmi a bere qualcosa di forte, vi lascio ad un esperto. Willy, scelgo te! Grazie mille dello spazio concesso, Barba. Certo, non che tu ti sia dovuto sforzare tanto per convincermi a venire qua a parlare di bestie. Comunque, parlando di vespe che non sono né parassiti né parassitoidi di altre specie, avete presente le comuni vespe cartonaie? Probabilmente vi sarà capitato di vederle. C'è un insetto particolare, un parente dei coleotteri, che si chiama Xenos vesparum e che, ci crediate o no, è proprio un parassita di queste vespe. A primavera le larve di questo parassita fanno visita al nido delle vespe, trovano le loro larve e nulla, gli scavano dentro l'addome e si installano, per così dire lì, nutrendosi della loro emolinfa, che per intendersi sarebbe il sangue degli insetti. Stanno lì buone buone finché la larva di vespa non cresce e diventa una vespa adulta. A quel punto sarà più o meno adulto anche il parassita. Se a questo punto il parassita dentro la vespa è un maschio, la storia finisce subito perché emerge come un adulto capace di volare e di disperdersi sfondando l'addome della povera vespa. E sì, la vespa muore. Se però dentro la vespa c'è un parassita femmina, allora la faccenda si fa ancora più strana, perché la vespa operaia parassitata dal parassita femmina diventa una vespa asociale. Sì, insomma, lascia il nido, trascura tutti i suoi doveri sociali e va ad aggregarsi con altre vespe parassitate da parassiti femmina che provengono da altre colonie. La femmina dello Xenos vesparum, infatti, non emergerà mai completamente dall'ospite. L'unica cosa che farà sporgere, per così dire, dalla vespa sarà la parte anteriore del suo corpo, formata da capo e torace fusi insieme. Quando poi c'è questa aggregazione di femmine, arrivano i maschi, perché si vogliono accoppiare. Ora, vi ho detto che della femmina sporge solo la parte anteriore formata da capo e torace fusi, quindi se il maschio vuole accoppiarsi deve forare con il pene la parte della femmina, che vi ripeto è formata da capo e torace fusi. La sfonda a forza proprio, e poi muore perché tanto il suo l'ha fatto. Comunque, quando l'accoppiamento con inseminazione ipodermica, nome sinistro ma è proprio così che si chiama, a termine, la vespa comincia a comportarsi in modo strano. Infatti inizia a mettere su peso come se fosse una regina pronta a passare l'inverno.
mentre in realtà si tratta di un'operaia, non di una regina. Sembra pazzesco, ma la femmina di questo parassita aumenta la longevità del proprio ospite pur di arrivare a fine ciclo. Infatti, una comune vespa operaia non camperebbe quanto una regina svernante, morirebbe con l'arrivo dell'inverno. Comunque, il parassita femmina, gravido, passa l'inverno e con l'arrivo della bella stagione, le regine fondatrici vanno a fondare appunto nuove colonie. Ma lei utilizza la sua finta regina per visitare le colonie fondate da altre regine vere e depositare le sue larve nel loro nido. E la storia ricomincia. Ah, naturalmente, le larve del parassita escono già formate da un'apertura del capo della femmina. Naturalmente sporge solo quello che deve fare. Sì, vabbè, ma che schifo, dai! In effetti c'è anche di peggio, perché ci sono le vespe che parassitano altre vespe. Vespe contro vespe. Io odio le vespe! Come la vespa Euderus Set. L'hanno chiamata Set. Come la divinità egizia della malvagità. Chissà perché, bro. Questa vespa, anche nota come la vespa custode della cripta. Ma che è davvero? Ma pare il nome di un cattivo dei Power Rangers, questo. Vabbè, insomma, la vespa custode della cripta. Vabbè, non ce la faccio a dire. Parassita la larva di un'altra vespa della specie Bassetia pallida, le cui larve a loro volta parassitano alcune querce, formandone su delle sorte di cisti dette galle sotto cui si nascondono. Quindi una vespa che parassita una larva che stava parassitando una quercia. Questa praticamente è la matriosca che Satana ha sulla scrivania in ufficio. Scavare in ste querce è difficile. Allora le vespe parassite, che sono bastarde, arrivano e ci iniettano nella galla un uovo. Anche se era già occupato da un'altra larva che ci stava già pagando l'affitto. Diciamo che questo è il classico coinquilino di merda imbucatosi a scrocco nelle case universitarie. Quando l'uovo si schiude, la larva parassita scaverà nel corpo della vespa ormai adulta. E stando a questa illustrazione, lei è entrata da dietro, fa male. Comunque scava, arriva al cervello della vespa, ovviamente. E da qui la costringerà a scavare verso l'esterno. Ma visto che i parassiti sono dei grandissimi pedrazza, la indurrà a fare un buco leggermente più piccolo, in quanto in realtà non servirebbe la vespa per uscire. Solo la testa della povera vespa ci passa, il corpo no. La vespa è bloccata con la testa di fuori ed il corpo dentro. Ed indovinate a questo punto chi è che le fa un bel buco sulla testa? Mangiandole la faccia e poi allontanandosi come se nulla fosse. Le larve sono un po' come dei bambini, no? Immaginate un bambino con la testa incastrata nelle sbarre della culla. Arriva un altro bambino e se lo mangia. Lentamente e se lo mangia. Vabbè, ci sono bambini strani in giro. Ad ogni modo, se questo dovesse ispirare qualche film, io pretendo i diritti. Ah, avete visto che bella la divulgazione brutta? Povere vespe, tutti si lamentano perché le vespe sono cattive. Allora, in natura non ci sono animali buoni e non ci sono animali cattivi. Sono quello che sono perché la selezione naturale nel corso del tempo li ha plasmati in questa maniera. Siamo noi che, sbagliando, cerchiamo di dargli un significato morale a quel che fanno, ma non si dovrebbe fare. E chi dice che le vespe per l'uomo sono inutili si sbaglia di grosso, perché le vespe sono delle grandissime alleate nella lotta biologica. Infatti un sacco di specie di vespe sono predatrici o parassitoidi di una marea di insetti che sono considerati dei veri e propri flagelli per le nostre colture e quindi ci aiutano a tenerne sotto controllo il numero in modo assolutamente naturale. Sara, potrei anche accettarlo. Fin quando non parassitano me, i miei amici e il mio sushi, va tutto bene. Ad ogni modo, questi non sono che un esiguo numero di esempi. I processi di zombificazione sono diffusissimi. Interessano anche, che so, crostacei, pesci, rettili. Ci sono dei crostacei maschi a cui il parassita fa cambiare sesso in modo da poter far crescere le proprie uova nello spazio che spetterebbe alle uova del crostaceo. Poi attiva l'istinto di maternità per fare in modo che le difenda. O c'è il caso delle raganelle giapponesi, con un fungo che le spinge a cantare più forte e più a lungo, con un pitch più alto, in modo da poter avere più partner sessuali e potersi diffondere meglio. E no, è male. Insomma, l'importante era saperlo, conoscere gli orrori. E ora lo sapete! Siete stati divulgati! Male! Che c'è? Siete sconvolti? Ma no, ma non volevo! Non era mica nelle mie intenzioni, sarebbe la prima volta. Proprio non volevo. Se proprio volete trarre qualcosa da tutto ciò, è sufficiente ricordarsi una cosa. Fate attenzione a quello che vi mettete in bocca. E se proprio potete, cercate di evitare la merda. Un salutazzo a tutti da Barba Scura. Hex! Ve l'ho detto, scienza brutta è molto meglio di Super Quark.
presto l'impero della famiglia Angela sarà mio. Ma forse per te, io preferisco Alberto, sinceramente. E tu sei solo un traditore maledetto.